My main cabin cost me 8,000 euros. It was not really a bad cabin. It was renovated in the 90s. So the roof was okay. The walls were okay. So the structure was okay. There was anything else. Ed eccoci arrivati dopo 9 ore di cammino. Investire in natura era il mio sogno. Ci sono alcune zone di montagna come questa che versano quasi in stato di abbandono. Qui a Varola, in questo antico nucleo di baite ormai abbandonate, è rimasto integro un pilastro della teleferica. Come tutti i paesi di montagna, la popolazione si sta riducendo sempre di più di anno in anno. Che la vita di montagna è dura. Tendenzialmente i giovani si spostano verso la valle per andare a cercare opportunità di lavoro più redditizie rispetto a quelle che offre la montagna. Quindi la popolazione tendenzialmente si sta riducendo sempre di più e di conseguenza è più facile anche trovare delle proprietà per l'appunto che versano in stato di abbandono e facilmente acquistabili a prezzi relativamente bassi. Una baita un tempo era una cosa molto differente rispetto a quella che immaginiamo oggi. Era un luogo in cui si viveva temporaneamente ed era composto da un fienile, da una stalla, da un piccolo locale dove il pastore dormiva, si riparava e passava dei periodi di tempo determinato con gli animali. Questa baita ho dovuto riadattare tutti i locali per renderli vivibili. Questa è quella che un tempo era la stalla con le due mangiatoie e questo è un locale dove ho fatto veramente moltissimo lavoro, a partire dalla finestra, la scala, la costruzione del tavolo e adesso ho portato qua la credenza, un'altra credenza, è ancora tutto molto work in progress chiaramente. Le idee sono tante, il tempo poco. Questa è la scaletta che ho costruito proprio agli inizi. È tutta un po' storta perché è stata fatta a mano libera. Comunque è ancora funzionale, prima o poi verrà rifatta con criterio, verrà fatta bene.
La botola è stata aperta, non c'era. E questa è la stanza sopra. E quindi mi serviva il posto per dormire. Quindi il primo obiettivo, la prima cosa da portare a casa è stata sistemare qua sopra. La vista è spettacolare. Ho voluto e voglio tuttora tenere gli interni molto rustici e minimalisti. E lo spirito iniziale era quello di risparmiare il più possibile sui materiali, perché qui porto tutti i materiali a piedi, perché ci si arriva solo con un sentiero. Il risultato mi soddisfa, mi piace molto la rusticità del posto. Voglio continuare in quest'ottica molto minimalista e molto rustica. Allora, sarò sincero, inizialmente sono partito con l'idea di lavorare con utensili manuali sia per uno spirito più romantico che anche per una situazione di necessità, in quanto avevo davvero pochi soldi da investire in attrezzatura con motore a scoppio o elettrica. Dovevo veramente limare tutti i costi, l'attrezzo manuale è economico, funziona sempre, è molto pagante da usare, ma il lavoro risulta molto più faticoso e molto più lento. Bene, questa è la mia rudimentale doccia, il mio box doccia. Ho sempre cercato di arrangiarmi, ma non ho mai avuto esperienze per quanto riguarda la muratura o lavori con pietre e muri a secco. Non avendo mai avuto nessuna esperienza, con la pratica si impara, si migliora e si riscopre questo antico istinto che abbiamo già dentro di noi e che la società moderna del benessere ci ha fatto dimenticare, cioè l'arte di sapersi arrangiare. Quando c'è la necessità di fare delle cose, si trovano energie che non si sapeva nemmeno di avere, ecco.
inserirò un termometro all'interno della vasca, così. Allora, la vasca è quasi piena, non manca moltissimo. La temperatura pian piano sta continuando a salire. Oh. Effettivamente sono isolato. Ma non bisogna immaginare questo posto sulle Alpi, come tanti altri posti sulle Alpi, come un posto isolato nelle foreste canadesi. Ma l'asperità delle montagne rendono le distanze brevi molto più lunghe. Ho provveduto a migliorare un pochino l'isolamento della baita. Non è semplice migliorare l'isolamento di una baita tutta in sasso con muri a secco. Qua non fa mai moltissimo freddo perché l'esposizione è molto soleggiata. Ok, il nostro impianto è già pronto per essere collegato ai pannelli fotovoltaici. Quindi qua abbiamo l'ingresso dal fotovoltaico, qui abbiamo l'eventuale ingresso dalla rete, che adesso ovviamente è a zero, e qui abbiamo la percentuale totale della batteria. Si possono collegare 4 batterie. Queste batterie sono già delle piccole centrali indipendenti, poiché hanno anche delle uscite e degli ingressi. La tecnologia litio-ferrofosfato è la migliore per quanto riguarda gli accumuli domestici e per chi ha bisogno di utilizzare queste centrali quotidianamente, perché sono le batterie che hanno la longevità maggiore attualmente. Con l'arrivo dell'inverno c'è anche molta meno luce a disposizione. Questo ovviamente comporta una bassa produzione per fotovoltaico ed è questo il motivo per il quale ho creato quell'isola fotovoltaica staccata dalla baia. Ecco, vedete, siamo ancora in completa ombra,
alle 10 del mattino, però il sole sta arrivando. Ed ecco il primo sole del mattino. Al momento ho 800 watt di pannelli, ma faccio fatica un pochino a starci dietro, quindi ho intenzione di implementare un pochino ancora l'impianto fotovoltaico con altri, sicuramente altri 4 pannelli, e poi vedremo. Per quanto riguarda il sistema idrico, l'acqua arriva da un torrente che è situato a diverse centinaia di metri da qui. Ho piazzato il nostro grossolano filtro, non è nient'altro che un cestello di una lavatrice. Serve per filtrare le particelle più grosse, quindi evitare che il tubo si possa otturare con ramuscelli e ghiaietta e sassolini, insomma. L'acquazione era fortunatamente già installata dai tempi, quando qui c'era l'alpeggio ed era adibito a pascolo, quindi l'acqua serviva per gli animali. Oggi sono qua per fare un lavoro che mi permetterà di avere acqua anche nei periodi più siccitosi. Ho provveduto a recuperare questa cisterna da 1000 litri e vi mostrerò anche il sistema di filtraggio che si creerà automaticamente utilizzando il vecchio bidone. Dunque, il funzionamento di questo rudimentale filtro è semplicissimo. L'acqua entra sempre nella parte bassa del bidone. La melma, il fango che si accumula nel corso del tempo, dei mesi, si deposita sul fondo, e quindi noi nella parte superiore del primo bidone avremo sempre acqua pulita. Quando avremo un eccesso di melma da pulire, apriremo questo rubinetto. La cisterna lentamente si sta riempiendo, per fortuna. Ecco questo qua. L'hanno costruito bene. Cazzo. Niente che cola. L'apicoltura è molto redditizia se la stagione va bene. Riguardo all'apicoltura, è stata ed è tuttora il primo mezzo di autoproduzione. È qualcosa che io posso consumare, che volendo posso anche vendere.
In un contesto del genere il senso del tempo cambia totalmente. Si adatta ai ritmi della natura, si va a dormire più presto, ci si sveglia prima. E la giornata può essere brevissima quando si lavora. Dilatarsi moltissimo quando ci si rilassa. Perché le distrazioni sono veramente poche.